I companion, gioie e dolori di tanti, forse troppi videogiochi, che siano utili oppure no, che li vogliamo oppure no, e spesso no, davvero non li vogliamo, loro resteranno al nostro fianco. Ci sono diversi tipi di spalle di cui potremmo parlare, ma almeno in questo video vorrei soffermarmi su pochi semplici esempi. Non vi bastano? Perfetto! In descrizione troverete un bel link su cui potrete agilmente cliccare, guadagnare un livello extra e andare a leggere l'articolo completo. Ora passiamo subito all'argomento. Tra i vari tipi di companion a disposizione ci sono quelli che ci accompagnano nell'avventura in modo attivo e complementare. I primi sono Sally e Sam. Saggio amico e fratello disastroso di quel gran bel pezzo di personaggio che è Nathan Drake. In Uncharted 4 abbiamo modo di averli al nostro fianco per molto tempo e sfruttare le loro capacità per superare dirupi e strapiombo sul mare, scalate impossibili lungo pareti di roccia o far bascolare un ponte sospeso di legno marcio per raggiungere una nave pirata piena di tesori. Ma si limitano a questo? No, ovviamente. Interagiscono attivamente con Nate per tutto il tempo. Tra battute talmente belle da farti piegare dal ridere come potrebbero fare dei vecchi amici e discussioni più serie e profonde legate alla trama del gioco, il loro spessore narrativo raggiunge un peso incredibile e marcato, tanto da farci sentire la loro mancanza nelle sequenze in cui non sono con noi. Altra spalla su cui possiamo e dobbiamo assolutamente fare affidamento ha l'aspetto di un feto di pochi mesi, chiuso in una boccia per pesci arancione. Di chi parlo? Ma di quella creatura incredibilmente dolce di BB, il Bridge Baby che accompagna Sam durante tutta la sua sfiancante avventura in quel capolavoro che è Death Stranding. Nonostante venga considerato parte dell'equipaggiamento standard di un corriere, il nostro legame con BB lo trasforma in qualcosa di più raro, di speciale. Non è quindi solo un modo per rilevare le CA e portare a casa pacchi e pellaccia, diventa parte di noi, del nostro percorso. Attraverso di lui e dei ricordi risvegliati dal collegamento con la sua capsula, l'empatia di Sam si riacutizza, si risveglia. Per salvare la vita di quel piccoletto, si ritrova a fare cose che non avrebbe mai pensato. E esattamente come per Sam, lo stesso vale per il buon Deadman. Per chi sa di cosa parlo. Dopo due esempi utili e positivi per il protagonista, passiamo a qualcosa di decisamente meno divertente da affrontare. Tutti abbiamo giocato ad un gioco di ruolo e tutti abbiamo odiato quelle maledette missioni di scorta. Avete presente, no? Vai dal punto A al punto B, proteggendo chi ti accompagna da orde e orde di nemici, che ovviamente punteranno a quella mezza salsiccia con i piedi e che non sa nemmeno correre decentemente. Ecco, tornate con la memoria al vecchio Assassin's Creed 2. Dopo la morte del padre e dei fratelli, Ezio deve accompagnare fuori da Firenze quello che resta della sua famiglia, missione a dir poco fondamentale. Ezio mette in gioco tutto quello che conosce e che è in grado di fare per affrontare le guardie e gli assassini dei pazzi. Ma è una missione divertente? Hell no! Le due donne scortate camminano alla velocità di un bradipo, fanno tre passi di corsa e poi rallentano come se avessero un sassolino nella scarpa. E tu, da bravo protagonista, devi sopportare questi personaggi spalla per tutto il tempo, anche se il tuo pensiero principale le è: ma prendetevele, magnatevele, fatemi saltare sui tetti e ciao! Spesso si tende a confondere il concetto di personaggio compagno soltanto con quelli attivi e che danno una mano fisicamente durante l'avventura. Invece, alla lista dobbiamo anche aggiungere le voci fuori campo, quelle che ti supportano stando un po' in disparte. Le voci nelle nostre teste o nelle nostre radio che ci suggeriscono dove andare e cosa fare, che a volte ci intralciano e altre volte stringono un legame incredibile con noi protagonisti. Un esempio su tutti è Angelo in Borderlands 1 e 2. Angelo è una presenza quasi costante nel nostro percorso verso la cripta nel primo gioco della serie e per arrivare a rompere il naso a Jack il Bello nel secondo. Voce suadente, occhi magnetici e tante, forse troppe informazioni comunicate a spizzichi e bocconi da chi palesemente ne sa fin troppo di quello che sta succedendo. Arriveremo anche a scoprire perché lei sappia così tanto. E dopo tutto quello che abbiamo passato in sua compagnia,
L'effettivo momento di svolta della sua trama è forse uno degli attimi più toccanti e rabbiosi dell'intera saga. Per chi ha giocato a quel piccolo capolavoro che è Horizon Zero Dawn, invece, non sarà nuovo il concetto di voce fuori campo che ti aiuta, però no. Attraverso il suo focus, la nostra Aloy entra in contatto con Silence, un altro profondo conoscitore delle macchine, come lei. Anche lui, come Angelo, sa molte, troppe cose su tutto quello che sta succedendo e manipola il percorso di Aloy per farla arrivare dove vuole, per raggiungere il proprio fine ultimo, che ovviamente non vi dirò. E voi? A chi pensate quando si parla di compagni? Quale vi ha colpito di più? Parlatene con noi nei commenti. Qui è Naui e da QDSS.it è tutto. Buon gioco, Fools!